La discussione all'interno del centrodestra è servita per far capire che i metodi sono cambiati, che esiste un metodo quale quello del confronto, del parlare, dello stabilire idee e programmi, dopodiché tutti insieme sono convinto che si andrà a vincere. Beh, si riparte in maniera positiva da Anagni, una città che ci teniamo a riprendere, dopo 4 anni di malgoverno, di questo nuovismo dilettantesco, abbiamo puntato su un ragazzo che ha tanta esperienza, che ha già in sé le stigmate dell'impegno, del sacrificio e anche delle polemiche. Per governare serve esperienza, serve capacità, serve conoscere alcune diciamo così, dinamiche che sono fondamentali per vincere e per poi alla fine rilanciare la città. Anagni è una delle città più importanti del nostro territorio. Personalmente mi spenderò con Fratelli d'Italia, con la nostra lista, per tutta la coalizione, per rivincere ad Anagni. Abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo grazie all'opera anche del nostro onorevole Mario Abruzzese e Pasquale Ciacciarelli, che con tanta attenzione e pazienza hanno dato la loro disponibilità a questi confronti interni di coalizione. Ma certamente il centrodestra unito è molto importante, io mi sono battuto per questo e devo dire grazie anche ai nuovi parlamentari, sia Ruspantini sia Zicchieri, che hanno capito immediatamente, ma più che capire era anche nel loro DNA proprio del centrodestra unito.